Tagliamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi. Solo chi corre può fare di te la squadra che sei. Questo è un progetto che è stato riconosciuto in tutta Europa e quindi il nostro intento è quello di riuscire a portare sul territorio un'educazione didattica sugli allenatori, perché dobbiamo cercare di fare prima calcio e insieme all'avvio al calcio portare un'educazione e un'impronta che purtroppo su tutto il calcio italiano va recuperata. Questo progetto sposa dei principi etici che vanno a coinvolgere anche i discorsi di bullismo e quant'altro. Quindi i nostri figli, nel momento in cui vengono consegnati all'allenatore, entrano in un sistema operativo che deve essere per forza curato e prestabilito. Quindi si punta quest'anno a evitare l'improvvisazione e a dare una didattica precisa dove i nostri ragazzi vengono sollecitati il più possibile a utilizzare l'attrezzo. E insieme andiamo a presentare i nostri atleti che sbadigliano, e quindi l'inizio non è però l'importante è che siamo svegli e reattivi. Cominciamo dai piccoli amici: Gabriele Capoccia, Filippo Fiori, Alessandro Achilli, Alessandro Bocci, Marco, alziamo il braccio, salutiamo almeno quando veniamo nominati, Marco Bacci, Omar Abbasi, Francesco Polizzotto, Enea Casciarri, Matteo Pannaccio, Alessandro Cittadini, Riccardo Orazzi, Lorenzo Ottaviani, Cristian Santi e Federico Tizzi. Un bel applauso per cortesia. Se ritrovo i fogli presentiamo a me. 2006, bel saluto, vai. Simi Filippo, dov'è? Vai, saluta. Saluta, bisogno di applausi. D'Atanasio Filippo, Paloni Riccardo, Ricciarelli Simone, Bussotti Francesco, Nativi Nicola, Nativi scusate, Benedetti Marco, Panetti Edoardo, Cardarelli Leonardo e Di Battista Filippo. Un bel applauso, grazie. Passiamo, se trovo la lista, ai 2005. Un collaboratore non è che mi dà una mano, magari. Applauso. Spicciamo che si stanno scaricando le batterie. Franz Mura, bravo Franz. Ascanio Asciari, Luca Fabiani, Francesco Perrotta, Federico Petrini, Mattia Capitani, Leonardo Raggi, Jacopo Stella, Leonardo Domici. Cosa ne pensi di questa iniziativa? No, devi scrivere un parere. Devi scrivere un parere. Diciamo allora solo po'. Forza Spoleto. Non confondiamoci con l'altra squadra, capito? Sì. Quella di papà. Un bel applauso 2004! Chicco Pucci Filippo, Sabatini Davide, Fittucci Andrea, Minestrini Lorenzo, Ferracchiato Luca, Mazzocanti Filippo, D'Atanasio Francesco,
Benedetti Matteo, Santi Leonardo, Nanni Eyob, Bevi Francesco, Rustani Andi, Mastini Davide che non ci sono, e Riganti Fulginei Edoardo. Grazie, un bel applauso proprio generale. L'ultimo gruppo sono i più grandicelli, e un gruppo giocherà nel 2002, quindi giocheranno 11, e poi abbiamo i 2003 che oggi sono pochi, però sono forse un gruppo abbastanza consistente. Oggi per un intoppo non ci siamo compresi bene e faremo una presentazione personale sui 2003. Partiamo ragazzi con Giustini Leonardo, Leicari Iden, Capitani Andrea, Radici Filippo, la nostra principessa, un bel applauso, Federiconi Susanna, voglio sentire l'applauso, Dimitrascu Simone, Sensini Francesco, Ricciarelli Gabriele, Valentini Valerio, Proietti Antonio, Mercatelli Giulio, Fabio Vittorio, Filippucci Francesco e l'ultimo Sabatini Francesco. Un bel applauso sui 2002 e 2003. Vedo un bel gruppo di ragazzi, conosco tutti gli allenatori presenti e mi auguro che sia un'iniziativa forte e voltata a formare questi ragazzi sotto il profilo socio-culturale e sportivo. E vi ringrazio. Comunque vi ringrazio ancora per aver creduto nella nostra società e devo fare un ringraziamento soprattutto ad Ezio e ai nuovi collaboratori per avermi coinvolto in questa nuova avventura. Mi auguro che le cose proseguano nel migliore dei modi e faccio un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a tutti i nostri collaboratori e a tutti voi. Grazie. Forza Spoleto!